serata e a questo concerto. L'orchestra che sta suonando la conoscete, e se non la conoscete nel programma di sala c'è scritto tutto quello che dovete sapere, componenti, musicisti, il perché suoniamo, eccetera eccetera. Non vi rubo tanto tempo e vado velocissima ringraziando quindi innanzitutto l'amministrazione comunale di Pratola Cristina per l'utilizzo del teatro, il Teatro della Lana. Ringraziamo e poi ringraziamo i componenti dell'orchestra, soprattutto quelli che vengono da un bel po' lontano, Arezzo, Firenze, c'è chi si fa da conto per fare le prove, un grande applauso anche a loro. Il pezzo che state ascoltando ve lo presento dopo, perché se no la sezione ritmica si finisce le mani a forza di suonare, si stacca subito. L'ultima cosa che vi dico è che l'orchestra ci tiene a dedicare questo concerto al piccolo Daniele. Come sigla e introduzione si chiama Così parlò Zarathustra, o in un improbabile simil tedesco Aslo sprach Zarathustra. È l'introduzione del poema sinfonico di Richard Strauss che porta lo stesso nome, una composizione del 1896 divenuta molto celebre come colonna sonora del film 2001 Odissea nello spazio. Vi presentiamo adesso un brano di Jacob de Haan, che è un compositore contemporaneo olandese molto noto per composizioni per bande e big band. Questo pezzo è stato commissionato e composto nel 1987 per le celebrazioni commemorative della liberazione della provincia di Groningen in Olanda. In esso viene simboleggiato il sogno di un mondo senza guerra, da qui il titolo Fantasia di un mondo libero, Free World Fantasy. Thank you.
diamo il benvenuto sul palco alla nostra cantante Cristiana Brunelli. Un applauso, grazie. Che ci presenta un brano che non ha tanto bisogno di presentazioni, ma mi pagano, non è vero, per questo, quindi ve la sentite. Un brano dei Beatles, composto da Paul McCartney, contenuto nell'album Help, pubblicato nel 1965. Solo qualche numero, è nel Guinness dei primati come brano con il maggior numero di cover, con più di 1600 versioni registrate. È stata premiata come la canzone più bella del XX secolo e come la canzone pop numero uno di tutti i tempi. Solo nel XX secolo negli Stati Uniti sono stati contati 7 milioni di passaggi radiotelevisivi. Quindi, famosissima. Signore e signori, Cristiana Brunelli ci canta Yesterday. E 5 colonne sonore di film per il regista Pupi Avati. È sua la sigla di chiusura negli anni 90 della storica trasmissione televisiva calcistica 90° minuto.
se fra il pubblico c'è qualcuno che si diletta in direzione, avremo un attimino bisogno, perché al clarinetto solo e ci abbandona il direttore Walter Donato. Degli Stati del Sud. Un omaggio al ritmo del Charleston, che è divenuto celebre anche come ballo. Spazio libero ce n'è. Thank you.
brano di Battisti e Mogol scritto nel 1970. La leggenda vuole che il brano sia nato in soli 19 minuti in un viaggio dei due da Milano a Como. Negli anni, oltre all'indimenticabile Lucio Battisti, l'hanno cantata in tantissimi: Bruno Lauzi, Mina, Raffaella Carrà, Gianni Dorelli, Ornella Vanoni, Mietta, Raffi, Fiorella Mannoia, Enrico Ruggeri, Laura Pasini, solo per citarne alcuni. Stasera ce la canta Cristiana Brunelli. Ciao.
Vediamo se lo dico bene. Ho chiesto anche suggerimenti. Dunque, mi concentro. Egli Carmichael. No, da luglio sono migliorata. Ora non so se c'eravate, ma mi sono impegnata. È un brano del 1927. E gran parte della critica la considera ancora oggi la più bella e famosa canzone mai scritta. Stardust, polvere di stelle. Alla tromba solista Gianni Andreucci. Spettacolo di Broadway dal titolo Baby in Arms
e divenuta poi celebre autonomamente negli anni 40. Indubbiamente una melodia dolce e fascinosa, con un'armonia stimolante per le improvvisazioni e le varie interpretazioni di centinaia di artisti che l'hanno introdotta nel loro repertorio. Compare in almeno 1300 registrazioni. Fra i nomi più grandi che l'hanno cantata, Frank Sinatra e Ella Fitzgerald. Mi scordo qualche solista. Fabio Rovere alla chitarra e Cristiano Brunelli alla voce. My Funny Valentine.
grande del 1988, questa volta molto più vicino alle atmosfere latine e ai ritmi caraibici. Fa parte del vasto repertorio nuovo originale per banda moderna, proprio per organici simili al nostro. Caribbean Variation. Thank you.
Risale Cristiana ci fa sentire, un brano tratto dal celebre musical Jesus Christ Superstar del 1970. Dunque, si diceva, tratto dal celebre musical Jesus Christ Superstar, una meravigliosa ballata cantata da Maria Maddalena, confusa dall'amore percepito nei confronti di Gesù, che sente come un sentimento molto diverso e nuovo. Il brano si intitola Io non so come amarlo, I don't know how to love me, to love him. Ce lo canta Cristiana Brunelli. Applauso. Chiara Squillantini. Varie in tutta Europa. È stato composto da Ted Huggins,
nome scelto come pseudonimo da un tizio con un nome impronunciabile, che lui me l'ha scritto perché voleva che io ci cascassi, ma non ci casco. È stato un compositore olandese, noto oltre alla composizione di brani inediti per banda, anche per il lavoro dedicato allo studio dei metodi di insegnamento della musica ai bambini. Al sax solo, Marco Cherubini. Quali Good Morning Vietnam, come in diverse serie TV, tra le quali i Simpson.
Cristiana Brunelli ci canta I Feel Good. Composta da Jay Chathaway nel 1946, è un compositore statunitense celebre per aver composto le colonne sonore di alcune serie televisive come Star Trek e del telefilm Master of Horror. Chathaway studia musica presso l'Università del West Virginia, si arruola come volontario nella Marina degli Stati Uniti, dove compone la musica per le bande musicali della Marina, ma non ottiene alcun successo. Dopo il congedo dalla Marina, si trasferisce a New York e successivamente a Los Angeles, dove inizia a comporre le colonne sonore per film e documentari. Al sax tenore solo Alessandro Maestrini, Take Care. Thank you.
balla un po', Mambo Jambo di Perez Prado, musicista, compositore, direttore d'orchestra cubano. Considerato tra i maggiori artisti di musica latinoamericana, è ricordato con l'appellativo di Re del Mambo. Celeberrimo questo mambo, appunto di Perez Prado, che con la sua favolosa orchestra caratterizzò a livello internazionale il periodo felice della ripresa economica del dopoguerra, trasformando la musica latinoamericana nell'icona del divertimento e del ballo più adatto a descrivere il clima di euforia e di ottimismo di quegli anni di rapida ripresa. Speriamo sia di buon augurio.
Devo dire che cantare non credo che convenga molto, perché tra queste file tanti anni fa, Walter lo sa, insomma, ho anche prestato la mia opera di musicista, ma o meglio, di musicante più che di musicista. Però devo dire che cantare proprio no, non è nelle mie corde. E mi hanno colto un po' alla sprovvista, devo dire, per cui vado in diretta. E innanzitutto vorrei fare veramente un ringraziamento a Walter, a tutta la Musica Int e alla Filarmonica Trapani di Stia per tutto il lavoro che fanno incessantemente ormai da tantissimi anni. Per me è anche una particolare emozione, devo dire, essere qui stasera. Lo dico a Walter perché insomma abbiamo condiviso tanti anni fa anche un percorso. E ascoltarvi stasera non è solo un'occasione di bellezza e di cultura musicale, ma francamente è stata anche un po' una macchina del tempo che mi ha riportato indietro e mi ha dato tante emozioni, spero ora continuerete a darcele. Io vorrei sottolineare veramente anche la parte di educazione musicale che da sempre fa Musica Int e la banda, che veramente è essenziale. Io credo che la mia generazione, che è stata la prima forse ad affrontare il percorso di Musica Int, sia stata quella che maggiormente ha beneficiato proprio di un'educazione ad una musica diversa. Se tanti della mia età hanno scoperto il jazz, il soul, il blues, e soprattutto ecco, un allargamento degli orizzonti musicali, credo sia stato dovuto anche a questa bellissima esperienza. Quindi veramente un grazie particolarmente sentito a tutti per tutto questo. Colgo l'occasione, ormai che mi avete chiamato, visto che hai deciso così di coinvolgermi, colgo l'occasione per presentarvi ovviamente gli auguri di un felice Natale e di un ottimo 2015 da parte mia e di tutta l'amministrazione comunale. Come sapete, quello che si va a chiudere è un anno un po' particolare, storico per Prato Vecchio e Stia. Il primo anno di questa fusione, in questo Musica Int forse è stato anche un antesignano, nel senso che ha messo insieme veramente più paesi addirittura fin dal tempo.
però credo che veramente attraverso le associazioni che svolgono la loro attività, come appunto la Filarmonica via Stia, come quella Lenea Vizia a Prato Vecchio, ci sia veramente il contatto con le nostre tradizioni, la nostra cultura di tutti i tipi. Ed è bello il fatto vedere che già alcune associazioni stanno cominciando a collaborare, spero che sia questo veramente il futuro. Come sapete, l'ultimo dell'anno qui ci sarà un veglione che è organizzato dalle due Proloco, la Proloco di Prato Vecchio e la Proloco di Stia assieme, e credo che sia un ottimo segno della direzione che stiamo prendendo come comune e che spero proseguirà sempre in futuro. Per cui l'augurio che faccio a voi di uno splendido Natale, di un ottimo 2015, l'augurio che faccio a tutti noi come comunità è di esserlo sempre di più e di trovare quindi sempre più collaborazione fra tutti noi e fra tutte le nostre associazioni. Grazie e tanti auguri a voi. Grazie. Vi ringraziamo per la vostra partecipazione. Speriamo che vi siate divertiti. Noi ci siamo divertiti, quindi speriamo di avervelo trasmesso. Ci salutiamo, ci facciamo tanti auguri. Ripensandoci, Walter Donati.